E ciao a tutti amici e benvenuti in un tutorial per Video Pro X, perché mi avete chiesto come ho fatto questo effetto di zoom blur e c'è anche un radial blur in ingresso con Video Pro X nel video che ho realizzato per il legno. Andiamo a vedere, è molto semplice la realizzazione. In questo passaggio rende bene anche perché c'è anche una zoomata in ingresso anche del libro, per cui si aggiunge anche questo movimento del libro che va a migliorare l'effetto stesso, anche se si apprezza in un tempo veramente veloce. Allora, volevo dire anche un'altra cosa, ne approfitto per farvela vedere. Andiamo a fare un esempio con queste scene che ho realizzato questa mattina, di questi background con queste che sembrano delle schede elettroniche, e nei prossimi giorni troverete i tutorial su come le ho fatte. Ma l'altra volta ho fatto vedere che quando importiamo delle foto proprio nel video del Google Earth Studio, mettevo i frame uno dopo l'altro, e poi ho fatto vedere in DaVinci che caricando le foto veniva fuori direttamente la clip video, perché le univa. Questa cosa la fa anche Video Pro X, però non bisogna tirare le foto singole, ma bensì prendere la cartella e trascinarla in timeline. Vedete che dice: hai selezionato più di 5 oggetti e quindi li va a combinare assieme. Vediamo, li andrà a leggere tutti. E vedete che mi ritrovo qui praticamente l'animazione fatta. Diciamo che è un po' un trucco, perché cosa è andato a fare? È andato ad aprirmi un'altra timeline dove ha inserito tutti i frame dell'animazione, e invece in questa timeline dove stavo lavorando mi ha inserito la sequenza annidata di questa timeline qui, e quindi qui troverò tutta la sequenza in una clip unica. Beh, comunque è un bel aiuto per non dover per forza renderizzare i file singoli. Bene, quindi adesso andremo a realizzare lo zoom blur da questa ripresa della scheda, da questa grafica della scheda, a quest'altra in ingresso. Allora, è semplicissimo, andiamo a cercare tra questi primi video effect che sono in celeste sharpness. Andiamo a cliccare dopo ovviamente aver selezionato l'icona, e ci troviamo in questo pannello. Verso il fondo del pannello troveremo i directional blur. In questi ci sono tre tipi di blur: il linear blur, io ve li faccio vedere così vedete la differenza. Vedete che l'immagine si scompone, diciamo, in due immagini destra e sinistra, e fa questo effetto di strisciata. Poi l'effetto è configurabile, abbiamo una qualità dell'effetto, un angolo di slittamento delle due immagini e un allineamento. Ovviamente regolando tutti questi parametri possiamo ottenere degli effetti simili ma diversi fra loro. Agendo anche nei keyframe potremo ottenere anche degli ingressi in rotazione e contemporaneamente in inserimento o allontanamento delle immagini. Il secondo effetto è proprio il radial blur, quello che si vede in ingresso. Il radial blur fa slittare l'immagine, fa slittare a cerchio, quindi vedete si creano questi cerchi concentrici con l'immagine. Anche qua abbiamo una qualità dell'effetto e poi un centro X del nostro effetto e un centro Y del nostro effetto. Anche qua possiamo creare una varietà abbastanza grande di effetti, sia in ingresso che in uscita, anche spostando il centro, è molto carino. Ed infine abbiamo lo zoom blur. Zoom blur è molto bello, ad esempio, da applicarlo anche sulle scritte. Praticamente fa andare, vedete, la ripresa verso la telecamera
con questo effetto di raggi. Poi anche qua c'è un centro da dove partono questi raggi, sia orizzontale che verticale, e anche qua potrebbe essere utilizzato anche solo come effetto, che è molto bello. Vi ricordo che se volete resettare degli effetti è sufficiente cliccare su questa icona con due freccette una verso l'altra e tutti i parametri verranno resettati. Allora facciamo una prova di replicare il mio effetto. È molto semplice, e in uscita aveva uno zoom blur, si farà così. Intanto andiamo un po' più a aprire qui, andiamo a regolare un parametro per permettere ai keyframe di attivarsi, poi lo portiamo subito a 0. Andiamo a identificare il punto in uscita della nostra clip e creiamo un primo keyframe con tutto impostato a 0, almeno il livello. Gli altri parametri possono essere regolati, io lo farò partire intanto dal centro. Quindi vado alla fine della mia clip e alzo l'effetto per quanto desidero, diciamo così, e otterrò questo effetto, eccolo qua. Poi sull'altra clip entrante farò il contrario, cioè partirò con un effetto già con livello alto per poi andarlo a togliere. Quindi sul mio filmato avevo fatto un radial blur, lo vado a alzare, anche qua avevo lasciato centrale l'effetto, vado a creare un keyframe e poi vado a decidere dove finirà l'effetto e vado a togliere completamente l'effetto e ho questa diciamo questo passaggio. Andiamo a vederlo, eccolo qua. Forse è un po' lento, possiamo accelerarlo semplicemente avvicinando i keyframe. Una volta fatto questo è semplice creare una dissolvenza da dove inizia il primo effetto al secondo effetto. Il secondo effetto in uscita ancora troppo lento, andiamo a ridurlo. Quindi il mio effetto, diciamo che dovrebbe cominciare un pochino prima per permettermi la dissolvenza, quindi finire almeno uscita di dissolvenza. Se vedete qua, se andiamo anche un po' a ingrandire, viene rappresentata con una righetta verticale l'uscita della dissolvenza, e quindi sappiamo che se portiamo qua l'effetto, ad esempio, qui finirà la dissolvenza e qui finirà il mio effetto. Normalmente si fa lo stesso effetto in uscita di quello che si è fatto in ingresso, quindi se questo era uno zoom blur, anche qui si andrebbe a fare uno zoom blur, perché si otterrebbe il passaggio contrario. Avete visto che infatti è molto carino anche così, cioè anche sulla seconda immagine ho messo uno zoom blur alla rovescia ovviamente, e questo è l'effetto corretto. Tra l'altro in Video Pro X esistono già degli effetti pronti, questi effetti li trovate sotto template effect transition basic, e sono questi qui che vedete qua, e sono quelli che descrivono questi movimenti. Infatti vedete blurry zoom from right to left, ci clicchiamo sopra una clip e facendo play vediamo come sarà l'effetto. Quindi potremo andare ad applicarlo ad esempio e vediamo l'effetto applicato. Possiamo andarli a applicare così, ad esempio su una tendina, o come avete visto in uscita un'unica clip. Se li andiamo a applicare come transizione bisogna trascinarli dove c'è questo effetto, quindi ad esempio andiamo a prendere questo e lo trasciniamo all'interno qui, e quindi verrà applicato direttamente tra le due transizioni. Ecco, avete visto quello che vi avevo detto di spostare l'asse X mentre si fa l'effetto. Quindi diciamo che abbiamo già degli effetti preimpostati da trascinare sulle transizioni. Proviamo questi che magari sono un po' più diversi, oppure appunto possiamo costruirle da soli. Ovviamente
questi effetti sono mescolabili anche ad altri effetti. Cosa vuol dire? Semplicemente, se io vado a applicare un linear blur e faccio un keyframe qua vuoto, poi mi sposto alla fine, faccio un altro keyframe, ecco, mettiamo un linear blur. Però se io vado a applicare un effetto di size e position, quindi qua all'inizio metto a 0, creo un keyframe, vado alla fine e vado a zoomare, sommerò ovviamente i due effetti, quindi avrò il linear blur più la zoomata. Nessuno mi vieta anche di, sempre verso la fine, andare a scegliere rotation, creare un keyframe qui e verso la fine fare anche ruotare l'immagine. Otterrò una cosa molto particolare, magari in dissolvenza con un'altra creerò un nuovo effetto, vedete. Ecco, in più a questi può essere unito anche un terzo effetto. Perché? Perché qui ho l'effetto dello zoom in uscita. Legando avrei una dissolvenza, come vedete da questo quadratino. Cliccando qua io posso scegliere anche un altro tipo di tendina in uscita. Quindi ho legato lo zoom blur al circular fade. Ovviamente devo fare incominciare prima lo zoom blur, vedete, e dopo quindi qua inizierà lo zoom blur, però vedete che si sta aprendo anche la tendina, quindi ho ottenuto praticamente di avere tre effetti: linear blur con la rotazione, lo zoom, quello che abbiamo messo, l'apertura della tendina a cerchio e lo zoom blur in uscita. Ecco qua il miscuglio che abbiamo fatto. Vi ricordo che questo tipo di effetto del sharpness, del linear blur, zoom blur e radial blur è applicabile anche a un titolo o a un'immagine, quindi anche un'immagine PNG. Quindi potrete applicarlo a loghi e ad esempio anche qua a scritte. Sulle scritte è molto carino lo zoom blur, che fa appunto zoomare in questa maniera con il blur le nostre scritte. Potremo fare due livelli, uno pulito senza nessun effetto, andiamo a resettare, e l'altro lo sovrapponiamo sopra per creargli un effetto di luce. Poi lo facciamo entrare in dissolvenza, lo coloriamo e possiamo ottenere anche una luce con lo zoom blur, è molto carino, vedete. Oppure appunto con togliamo questo, abbiamo con il radial blur un effetto un po' più particolare, dove la scritta appunto va a ruotare, ed infine con il linear blur dove la facciamo uscire, entrare, e anche qua ricordatevi sempre l'angolazione. E qui ho caricato un'immagine, è un logo di Raffle Title, e vi faccio vedere che è possibile, come dicevo prima, fare lo stesso effetto anche sulle immagini. Un'altra idea può essere quella di utilizzare questi effetti in un video sovrapposto e messo leggermente in dissolvenza. Facciamo così: control, copiamo la nostra clip, andiamo a applicare il nostro effetto ad esempio di zoom blur, eccolo qua. E poi, per non farlo vedere così forte, potremo andare a dissolvere questa clip e quindi andiamo a ottenere, vedete, questo effetto di raggi sovrapposti all'immagine. Abbiamo creato da soli un effetto. Tenete presente che qua possiamo andare a applicare colori o livelli, ad esempio possiamo andare a cambiare contrasto e luminosità per andare a aumentare, vedete, l'effetto. Guardate, in un attimo possiamo ottenere cose particolari, ad esempio possiamo andare a abbassare gli altri colori, alzare solo i rossi, eccetera. Invece della semplice dissolvenza possiamo utilizzare un chroma key, cliccando anche su effetto mix,
per ottenere una sovrapposizione diversa della seconda clip. Avete visto come un effetto studiato, anche se breve, fa la differenza. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!